Che? Ve lo ricordate? I primi giochi al computer, fighissimi. Io c'avevo un monitor bianco e nero, c'era questo giochettino così in plastica, beccavi questa pallina, tac, forte, sembrava la fine del mondo. Il primo gioco, figuratevi, che è stato inventato, il primo gioco videogioco era dell'Atari. Forte, forte, andava alla grande, poi adesso, Atari, se vede più tanto. Comunque, perché vi dico questo? Sponsorizzo giochi? No, sempre per parlare di cose, di vita, per capire perché stiamo in questo mondo, che vedevo di un sacco di cose, mannaggia, fra consiste, perché non si sta mai fermo, si inventa sempre le sue cosette. Allora, com'è il discorso? Perché esistiamo? Chi siamo noi? Chi è Dio? Siamo noi Dio, come dicono tanti? Io lo dovrei sapere perché sono un piccolo avatar, qua siamo nel tempietto di famiglia di Krishna. Allora, com'è la questione? Cicale? Sentite le cicale. Fanno parte le cicale di Dio? Sono pure loro Dio? Sì. Perché stiamo qui? Perché stiamo qui? Io da piccolo avatar lo intuisco. Non so la sicurezza, con sicurezza, perché sono piccolo avatar, sono un po' confuso, ma comincio sempre ad avere più le idee chiare. Perché facciamo i videogiochi? Perché guardiamo i film? Perché leggiamo i libri? Perché fantastichiamo con la mente? Perché sta senza fare niente, non si può. La noia è proprio l'antidio. La noia, se non hai forme, dov'è? Che fai? Ci vuole la forma. La sostanza, che non è la forma, la sostanza, perché per sostanza tante volte si intende quell'oggetto che ha una forma, ma la sostanza sta dietro tutto ciò. La sostanza è l'idea, la sostanza è la coscienza, il pensiero, che però ha bisogno di forme per poter averci proprio l'idea. Quindi la forma e la sostanza in effetti sono la stessa cosa. Le idee, no? Stanno a monte, ma poi prendono una forma immediatamente. Quando tu pensi a una cosa, in realtà anche nella tua mente c'è una forma. Allora noi ci possiamo accontentare di avere delle forme mentali che sono meno rischiose, no? E partono e sono alla base di tutto ciò che pensiamo, no? Dico, mo adesso vado là, immagino di andare in cucina, ancora non sono arrivato in cucina, però dico, è possibile andare in cucina, devo fare quel percorso, è rischioso, no? C'è tutto già un progetto nella testa, c'è tutto già una situazione che va pensata. Perciò prima c'è l'idea e già vedi delle forme mentali, no? Che sono simili, poi te ne vai proprio in cucina. Quindi hai fatto un'azione che ha portato delle conseguenze. Quell'azione materiale, arrivato un insetto in bocca, è più rischiosa. Vedi l'insetto, se non lo sputavo subito magari moriva. È rischiosa, no? Quindi lui non ha pensato bene, attenzione alla situazione. Ma in realtà ciò che muore dell'insetto è solo la sua parte materiale. Perché nel mondo da cui proveniamo e che è Dio, il campo unificato, come vi ho detto, eccetera, là non si muore, non si può morire. Però possiamo, là dove siamo, scegliere fra tanti tipi di forme con cui giocare. Una delle varie forme, e credo che sia pure una delle piccole forme, è quella del mondo materiale in cui siamo attualmente. Ma è molto più complesso di questo. Perché nel mondo materiale stesso non ci bastano queste forme con cui andare a prendere un figo, anche se la questione è molto figa. Non ci basta tutto questo, ma noi vogliamo di più, vogliamo sempre sperimentare, perché è proprio la natura, la nostra natura, c'è un po' di vento, non so se si sente male, me ne vado in un posto più riparato. La nostra natura di esseri, e non parlo solo di umani, di tutti gli esseri, magari quelli materiali che stanno nelle forme più basse hanno perso la loro coscienza,
proprio perché l'anima, sia per karma che proprio per voglia di sperimentare cose diverse, ha scelto di fare quel gioco in esseri più bassi, ma per provare l'esperienza, non per qualsiasi motivo strano, così, proprio per provare quel tipo di esperienza. Perché vale la stessa cosa che noi facciamo qui. Cosa facciamo qui? Facciamo delle cose strane. Per esempio, quando giochiamo al videogioco, iniziamo a fare pipì con questa cosetta, poi va avanti l'evoluzione e dopo un po' comunque giochiamo a queste racchettine virtuali che rimbalzano, così ci stupiamo. Abbiamo sperimentato, siamo affogati di questo. Allora, altri pensatori così creano un tipo di gioco diverso o più evoluto. E così i giocatori possono approcciare a questo gioco ed utilizzare qualche cosa che li soddisfi maggiormente. Siamo arrivati dall'epoca del primo giochetto fino adesso, che c'è una realtà virtuale praticamente indistinguibile alla visione da quella che è un filmato di una realtà normale. È veramente incredibile, veramente l'uomo è intelligente. Ed è intelligente in questa forma, figuriamoci nella forma pura, laddove il cervello non fa da filtro dalla vera potenza, che è quella di Dio di cui facciamo parte, che sta negli altri mondi. Quella è la vera potenza. E noi abbiamo un filtro adesso, stiamo giocando. Cioè ci hanno messo nella... da dove veniamo, dalla nostra percezione originale, ci hanno messo una sorta di maschera, no? Per guardare questi mondi materiali, che sarebbe l'interfaccia del cervello, e là capiamo quello che succede qua, ma filtrate, cose filtrate. Noi in realtà siamo puri, siamo molto più potenti, abbiamo veramente capacità incredibili. Però vogliamo, no? Perché poi pure là, sapendo tutto, eccetera, forse ci stufiamo. Allora vogliamo sperimentare la varietà delle cose volta per volta. Allora, perché noi andiamo sempre avanti in questi mondi e cerchiamo di sperimentare sempre di più e cose variegate? Per avere brezza, cioè ci vuole varietà, perché se no c'è un plateau dopo la varietà, c'è un picco di goduria o anche di sofferenza che a un certo punto piace pure quella all'essere, perché a noi piace vedere film dell'orrore, piace vedere giochetti dell'orrore, ci piace, c'è pure l'essere vivente ha bisogno di bene e male. Ma perché c'è questo male? È veramente male? Vi faccio un esempio. Quando ci sono dei videogiochi che sono terrificanti, cioè sono delle cose splatter, sangue, eccetera, così. Però la gente sceglie di giocarci, no? Tutto sommato sanno che un videogioco non c'è niente di male, perché le ammazzi tutti, non succede niente al videogioco. E io credo che fra un po' nella realtà virtuale proprio ci faremo questi videogiochi tipo gladiatori o qualche altra cosa, sapendo che ci possono portare sofferenze o stimoli nocicettivi, però alla fine tutto questo passerà, perché noi in realtà saremo immuni, perché saremo da un'altra parte. Allora perché lo facciamo? Per provare emozioni, per lo stesso motivo per cui vediamo qua in questi mondi, per provare esperienze. Quando la cosa è troppa, veramente anche il cervello non ne risente, muore proprio il corpo fisico, che è virtuale, in una sorta di game over. Ma nulla è successo all'anima, sta di là che può decidere di reincarnarsi in altre forme, pure a seconda del karma, perché il karma sono le regole che detta il campo unificato, cioè questo computer centrale che è Dio, che è la sommatoria di tutte le coscienze, che è buono e amore, perché in grande parte egli stesso e amore per tutti i suoi componenti, che siamo noi. No? Fila il discorso. Allora, se siamo in una situazione per la quale noi andiamo a giocare in un gioco virtuale, mettiamo fra tanti anni, in cui ci sarà una realtà incredibile, ebbene, chissà che sta intraprendendo quel tipo di gioco, nel quale può scegliersi un'ambientazione, metto qua, c'è il vento, e può magari andare in un posto infernale, per la curiosità di capire come è fatto questa cosa, no? Che lo progetta il computer, eccetera. Lui ci deve andare e godersi l'orrore di quella
di quell'ambiente, proprio se lo gode perché è un'esperienza. Lui lo sa che magari programma la durata del tempo, ci va e soffre un po', però ha un'esperienza, no? È concepibile. Alla stessa maniera io credo che ciò avvenga allorquando l'anima si rincarna in questi mondi. Prima gli viene detto, guarda, non ti preoccupare, io per farti proprio sembrare realistico il gioco, ti faccio scordare chi sei. Perciò le anime si scordano da dove provengono, si scordano chi sono realmente, Dio gli dà l'oblio e li fa giocare. Poi c'è tutta la concezione del bene e del male, ripigliati, puoi uscire perché dà le regole all'inizio, le dà nei testi sacri, dice se farai il bene te ne esci, se no ti vai un po' a impervertire in questo gioco perverso, perché poi chi sceglie di andare nei giochi perversi, nei mondi infernali, ci stanno tanti tipi di mondi infernali, come può essere una fogna dove tutti gli animaletti si attaccano, eccetera, è stata de merda veramente quella fogna. Ebbene, chi sceglie di entrare là, sia per karma che per regole infrante, eccetera, oh, ci deve stare, perché non è obbligato a scendere in questi mondi. Allora, ecco, gli avatar servono a questo, a risvegliare le coscienze, a dire, oh, tranquilli, non siete veramente questo corpo. Cercate di prenderla un po' più leggermente, perché a volte quando l'anima si incunea in questi giochi, alla fine perde il senso della ragione. E ne va a soffrire così tanto se si vedono delle scene terribili. Ma se tutti noi sapessimo qual è la verità, saremmo più tranquilli alla fine, no? Se voi sapeste che state in un videogioco e nulla vi può accadere in realtà, cioè all'anima non vi succede niente, sareste più tranquilli in qualsiasi occasione, no? Certo, qua si soffre, ma questo è il bello del gioco, perché quando, laddove il gioco diventa sempre più perfetto, l'anima purtroppo vuole di più, vuole sempre di più e vuole sperimentare anche cose estreme, no? Si vedono già in questi mondi, c'è sta gente che va a fare free climbing, sta attaccata a un muro ad altezze, oppure a un muro roccioso ad altezze incredibili, si butta con le tute all'aria, poi si schianta. L'anima è così, cioè l'uomo, cioè non l'uomo, l'essere vivente vuole sperimentare, vuole fare vite estreme, è così, è un estremista, è la sua natura. La natura di Dio, in effetti, no? Vuole sempre sperimentare cose nuove, perché immaginatevi Dio, pure essendo un essere intelligentissimo, senza forme, ma che fa? Sta a pensare che? Deve pensare a delle cose che hanno delle forme, immaginarie, ma sempre forme. Quindi lui si duplica, si emana in tantissime forme e sperimenta tutte le sensazioni di tutte esse, perché lui contiene tutti noi. Quindi noi siamo Dio, ma siamo parte di Dio, siamo scintille del fuoco, siamo gocce dell'oceano. Però ognuno, l'unione fa la forza e la forza è Dio. E dobbiamo essere grati e render merito a questa grande entità. Però è così complessa l'entità e più va avanti e più si espande che veramente noi creiamo mondi in mondi. No, immondi, e mondi sono schifezze di mondi, ma ci sono pure quelli. Ma creiamo mondi dentro mondi e li creiamo come? Col pensiero, mentre sto qui io penso come creare mondi, o penso come potrebbe essere la mia vita con quella ragazza che ho incontrato. Quindi non c'è niente di questo, lo sto immaginando, sto avendo un'esperienza tramite il pensiero. Creiamo mondi in mondi, ogni atto che facciamo è una scelta, è di una delle infinite possibili scelte, così come asserisce la fisica quantistica. Perciò in altri palcoscenici noi stiamo usando, visto che siamo multitasking, stiamo usando il nostro corpo per fare tantissime cose diverse. E ogni nostra cellula può comportarsi in maniera diversa. Pensate le infinità, perché è infinito, no? Quando c'è qualcosa di così grande, non c'è un limite all'immaginazione, no? Come dicono certe pubblicità. È così. Poi, se noi creiamo delle realtà virtuali altamente sofisticate, possiamo creare dei mondi là dentro, altamente sofisticati, in continua evoluzione. Come? Devo fare un altro video. Oh, è forte, no? Se ci riflettiamo. Interessante?
e iscrivetevi al canale virtuale di Fracco. Ciao!